Non voglio mica farlo tutte le sere. Due volte a settimana basta. Occhi celesti, lui non la lascerà mai. 20 minuti. Tutto in questa maledetta città si fa in 20 minuti. Ma non sono mai 20 minuti. Io sto col culo su uno sgabello tutto il giorno e lei si becca sempre la sedia a miser. 2,8 kg. Mia figlia è una figlia. $20,000 è un tasso del 21%. Con un'altra carta lo prendo al 14%. Aereo passeggeri 595, rallentare sino a raggiungere la velocità del velivolo che vi precede. Svegliati, svegliati, dai. Aprila! Aprila subito! Tutti a terra! A terra! Aprila! Aprila! Ok, ok. Cazzo, tagli quei soldi, tagli quei soldi. Ho lasciato i fari accesi. Dove sono gli altri soldi? Dove sono? Avrei dovuto fare la spesa al centro commerciale. Quello è più sicuro. Aprila! Sta calmo, lo sto facendo, ok? Non ho mai visto il Grand Canyon. Rapido! Non vedrò mai più i miei nipotini. Che sto facendo? Devo star calmo, calmo. Sta calmo, amico, va bene? Sta calmo. Mentre cammino lungo la sponda ghiaiosa del laghetto in maniche di camicia. Mentre facevo queste mie considerazioni, mi ritrovai sul bacino amazzonico, a nord, una volta un mare insulare. Ho cercato sempre di capire, di sapere, di conoscere bene quello che affrontavo. Non sapendo come reagire a queste reclusioni, cominciò a distaccarsi dalla consapevolezza che una volta esponeva attraverso il riconoscimento della realtà esterna. Inizio ricerca. La ricerca della mia anima. Che fine ha fatto l'ospedale? Una volta si poteva tessere l'emozionale che cerca nell'intelligenza. Forse se rimango qui ancora un po'. Ero stupidamente e puerilmente agitato. Lei capì, mi parve ciò che avevo detto. Poi quando cominciò a fare buio, questa è una serata magica. La finestra. Quando tutto il corpo unito ai sensi. Nella camera si bagna di piacere. Un alto uomo senza barba. Quando una donna decide di entrare in lei, con la gente che non è la legge che lei non possa. Sarà la libertà nella natura. Avevo 3 sedi in casa. Simili a fragili e solitari arbusti. Consapevoli ormai della propria condanna. La giovane falce lunare diffondeva ormai una luce argente e scivolava nella notte fedelmente accompagnata dalla stella più lucente del cielo. Sapeva che ci sarebbe sempre stata una primavera, come sapeva che il fiume avrebbe ripreso il suo corso una volta scongelato. Come se la solitudine fosse una condizione difficile ed assoluta dell'esistenza. Quando le piogge fredde continuarono a cadere uccidendo la primavera, fu come se un giovane fosse morto, senza motivo.